di riuscire a essere molto brava per questa intervista. Ma siamo sicuri che puoi farcela, vieni. E come mai credi di non essere brava? Non sono molto brava a mentire. Sei felice del tuo ruolo della società? Come ti trovi nel centro Raquel e lei? Come sei trattata dalle zie? Dimmi, Carlo. Scusa, zia, ma cosa servono queste domande? Che faccio le foto? Perché ci filmo? E trasmetteranno in diretta televisione. In diretta televisiva andranno. Stiamo facendo delle interviste proprio per sondare quello che è il rumore di voi Accelle. Quindi vi invitiamo naturalmente a rispondere, soprattutto sorridenti, contente di quello che state facendo. Dobbiamo essere sincere. Dipende che cosa intendi per sincero. Dire la verità? La verità è morta, ragazze. Fate quello che vi dice. Ragazzi, tutto quello che potete o non potete fare, io credo che ormai lo sapete, non c'è bisogno che ve lo ripeta un'altra volta. E sapete anche quali sono le conseguenze se fate quello che non dovete. Quindi, di cosa stiamo parlando? Bene. La quarta domanda è: cosa ti aspetti dal futuro? E poi torneresti alla tua vita di prima. Quindi, ora che lo sapete, preparatevi a rispondere. Naturalmente sappiate che non accetteremo un sì, no, forse, ma cercate di argomentare, per favore. Da chi vogliamo cominciare? Gida? Ah. Devo essere io la prima, se fa. Come mai? Perché è il momento che mi arriva, è il momento che capisco che questo è il disegno di Dio e in quale modo migliore se non rispondendo in sincerità alle domande che io stessa avrei fatto se mi fossi trovata dall'altra parte. Bene. Molto bello, molto bene. Scomodo. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì, molto. È stato un piacere scoprire di avere uno scopo come donna, qualcosa che vada al di là della competizione e della rincorsa a obiettivi sempre nuovi. Ora ne ho uno solo. Come ti trovi nel centro Raquel e Lea? Molto bene. Il cibo non ci manca, siamo al caldo, siamo al sicuro e è tanto di questi tempi. Come sei trattata dalle zie? Molto bene. Sono state le zie a mostrarmi che c'era un'altra strada da poter percorrere. Cosa ti aspetti dal futuro? Spero di riuscire a accettare completamente il mio ruolo e a portare a termine il mio compito. Sorridi, sorridi sinceramente. Torneresti alla tua vita di prima? È difficile dire se si tornerebbe a qualcosa che non esiste più. Si può solo guardare avanti. Ma bene, che brava. Perfetto. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì, zia Dora. Qui potrà essere qualcuno di importante, non dire. Come ti trovi nel centro ora che è lì? Molto bene. Un centro accogliente, abbiamo sempre il riscaldamento da mangiare. Se siamo malati ci curano. E veniamo anche incoraggiati da zia. Ma sicuro non sono mai da sola. Come sei trattata dalle zie? Bene, se non si comporta in modo corretto, le zie lo trattano sempre bene. Io non ho ricevuto altro che incoraggiamenti e sono stata anche abbracciata quando non ho avuto bisogno e perdonata dei miei errori. Cosa ti aspetti dal futuro? Spero di
farò veramente del mio meglio e spero di essere all'altezza dell'incarico che mi è stato dato. Ce la metterò veramente tutta. Proviamo con un sorriso. Ripetiamo quest'ultima domanda. Ce la metterò veramente tutta e spero di essere degna dell'incarico che mi verrà dato. Torneresti alla tua vita di prima? No, zia Dab, mai. È un mondo troppo iniquo. Buon tempo. Grazie. Un sorriso? Grazie. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì, molto. Perché l'idea dà bisogno di bambini, quindi è molto importante far parte di questo nuovo progetto. Come ti trovi nel centro Rachele e Lea? Bene. Il posto è caldo, pulito, c'è molto cibo. Come sei trattata dalle zie? Bene. Qualche volta magari si sbaglia. Molto bene, molto bene. Ripetiamo questa risposta. Sì. Voce alta, mi raccomando. Come sei trattata dalle zie? Molto bene, non succede mai nulla che non sia più che piacevole. Bello. Cosa ti aspetti nel futuro? Di contribuire al futuro del nostro mondo, dando da tanti bambini. Torneresti alla tua vita di prima? Posso riparla? Ripetiamo la domanda. Sì. Torneresti alla tua vita di prima? Beh, di nuovo. Torneresti alla tua vita di prima? No, mai, perché qua si sta veramente bene. E poi qui posso essere molto più utile per il bene di tutti. Una volontaria? Pensavo poco. Non pensare, no. No, forse è meglio. Non pensare. Mi sembra un'ottima idea, sorriderò. Ottimo. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Oh sì, zia Dav, è sempre stato il mio sogno da bambina. Inoltre, il rosso è il mio colore preferito, mi ricorda il Natale e le polpette al sugo. Di nuovo! Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Oh sì, zia Dav. Perché? Perché è sempre stato il mio sogno procreare dei bambini. Inoltre... Di nuovo! Che cosa sto sbagliando? Vi prego, aiutatemi. Io credo che tu lo sappia benissimo ormai che cos'è che sbagli, o no? Va bene, rifacciamolo. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì, basta. Ragazze, di nuovo. Chloe, non abbiamo tutto il tempo di questo mondo. Infatti, sei anche molto irrispettosa nei confronti delle tue compagne, perché stiamo perdendo tempo che potrebbero dedicare a loro. Certo, immagino che non vedano l'ora. Bene, non te lo chiederò più. Sì, zia Dav, sono molto felice del mio nuovo ruolo in questa società.
trovi nel centro Rachele? Mi trovo molto bene con tutti quanti presenti. Di nuovo? Davvero? Sì, davvero. Sì. Mi trovo... Come ti trovi nel centro Rachele? Molto bene, zia Dav. Mi trovo benissimo con tutti qui dentro. Come sei trattata dalle zie? Oh, sono molto materne. Si comportano quasi come mia mamma. Come si comportava tua mamma? Era amorevole, gentile, pia e devota. Bene, puoi dire questo allora. Di nuovo! Come sei trattata dalle zie? Molto bene, le zie qui sono amorevoli, gentili, pie e devote. Cosa ti aspetti dal futuro? Mi aspetto di compiere il mio dovere per ripopolare questo mondo, se Dio vorrà. Torneresti alla tua vita di prima? No, chi vorrebbe mai tornare a una vita di droga, sesso e rock and roll? Di nuovo. Ero sincera, però. Di nuovo. Torneresti alla tua vita di prima? No, non tornerei mai alla mia vita dissoluta di prima. Come mai? Perché ho vissuto nel peccato e il peccato fa piangere Gesù. Di nuovo. Però era giusto. Non sappiamo chi sia questo Gesù. Giusto. Sono le sciocchezze dei bambini dell'asilo. Siamo un po' più oltre, o sbaglio? Siamo andati un po' più oltre. Ci sto provando, zia, giuro. Beh, diciamo. Cerca di riuscirci, invece che provarci e basta. No. Posso farlo da solo? Bene? Sì. Bene. Torneresti alla tua vita di prima? No, Giada, non tornerei mai a una vita di peccato. Perché? Perché la mia condotta dissoluta metteva in ridicolo me e l'intero paese. Bene, ce l'abbiamo fatta. Adesso riproviamo quest'ultima risposta di nuovo, ma col sorriso. Torneresti alla tua vita di prima? Oh no, assolutamente no, Giada. Perché la mia condotta dissoluta metteva in ridicolo me e l'intero paese. Bello. Mi hai quasi convinta. Io sono convinta, siete voi che non mi credete. Grazie, zia. Grazie a te. Prego. Camillo. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì, sono molto felice di essere qui. Come ti trovi nel centro Rachele Lea? Trovo che è un posto pulito, è un posto pulito, caldo e vado d'accordo con le altre ragazze, ci danno molto da mangiare. Come sei trattata dalle zii? Sono trattata bene. Sono molto materne con noi, ci aiutano ad essere preparatrici del futuro. Riproviamo. Voce più alta, per favore. Come sei trattata dalle zie? Molto bene. Sono materne con noi, ci aiutano per essere le donne del mondo che stiamo andando a creare. Quindi... Cosa ti aspetti dal futuro? Aspetto di uscire dal centro e per andare ad aiutare una famiglia che ha bisogno di me, della mia benevolenza. Torneresti alla tua vita di prima? Ancora una volta. Un pochino più alta la voce. Torneresti alla tua vita di prima? No, zia Dav. Perché? Perché sento di essere utile adesso, a differenza di prima.
Riproviamo quest'ultima risposta sorridendo, per favore. Grazie. Non eri sia la tua vita di prima? No, zia Dora. Qui sento di poter essere utile a qualcuno che ha bisogno di me. Grazie. Molto bene. Sì, sorridi. Margaret, composto. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì, Zeta, sono molto contenta di quello che Gilead mi sta offrendo e non posso che essere grata a Gilead e chi ha aiutato il nuovo ordine ad aiutare noi. Come ti trovi nel centro Rachele e Lea? Oh, molto bene. È una struttura bellissima, un tetto sulla testa, un letto, delle coperte calde, degli ottimi pasti. Non potrei chiedere di meglio, insomma. Come sei trattata da Lea? Sono le mamme che non ho mai avuto. Mi danno affetto, mi rimboccano le coperte, mi danno una carezza e si prendono cura anche del mio fisico, mi fanno fare ginnastica. Anzi, si prendono cura anche della mia istruzione, mi stanno insegnando la Bibbia, mi stanno insegnando a diventare una buona ancella e a dare quello che io posso a dire, insomma. Che cosa ti aspetti da futuro? Beh, di trovare un ottimo comandante, poter dare un figlio a Gilead e altri per ripopolare la nostra nazione e soprattutto anche glorificare chi non è più qui ed ha combattuto per Gilead. Torneresti alla tua vita di prima? Oh no, non avevo una vita prima. Adesso una vita, mi avete dato un ruolo, sono diventata importante e prima invece non ero nessuno, quindi io sono grata di Gilead. Prendete bene. Esempio. Vediamo lei in un scialle nero. Sì, sarebbe meglio. Chiudi bene la mantella. Composta. Sorriso. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sono felicissima del mio nuovo ruolo nella società. Come ti trovi nel centro Rachele e Lea? Benissimo. Sono oggi di finalmente. Solo questo? Ci sono anche tante compagne simpatiche. Ripetiamo dall'inizio. Dalla prima domanda? Sì. Bene. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Felicissima. Come ti trovi nel centro Rachele e Lea? Benissimo. Sto divinamente. Quindi? Perché si mangia molto bene e ci sono persone simpaticissime. Alziamo la voce, di nuovo. E stai diritta con la schiena. Bravo. Adesso devo uscire a mettere. Ma stai andando benissimo. Sì, continua pure. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Felicissimo. Molto. Come ti trovi nel centro Rachele e Lea? Bellissimo. Si mangia bene e sono buona compagnia. Alziamo la voce? Sì. Andiamo avanti? Sì. Come sei trattata dalle zie? Ma io ci trovo nulla da ridere. Ti sembra divertente? Ripetiamo la domanda. Nessuno ti sta puntando una pistola a te in questo momento, no? E non c'è niente da ridere? No, assolutamente. Né per lei né per voi altre. Bene. Stai composto. Ragazzi, io non mi arrabbio tanto spesso.
ma vi voglio consigliare di non farmi arrabbiare. È chiaro? È chiaro? Sì, benissimo. Quindi, cara Patricia, riprenditi un attimo, non mi fare arrabbiare, ti prego, perché quando io mi arrabbio poi che succede? Che mi agito, e quando mi agito potrei fare delle cose di cui poi mi pentirei amaramente, ma ormai le ho fatte. Bene? Chiaro? Chiarissimo. Benissimo. Come sei trattata dalle zie? Benissimo, sono delle ottime educatrici. Di nuovo. La portiamo a riflettere anche lei? Un po'? Diamole un'altra opportunità. Bene, l'ultima. Non vorrei che questa esagerazione dovesse essere curata, se possibile. In effetti sì, stavo pensando anch'io. Comunque, diamole un'ultima possibilità. Non sia mai che si dica che noi non diamo loro la possibilità di redimersi. Non sia mai. Come sei trattata dalle zie? Benissimo. Sono delle ottime educatrici. Di nuovo. Come sei trattata dalle zie? Benissimo, sono delle ottime educatrici. Io non ci trovo niente divertente, mi sto annoiando. Possiamo stare qua fino a stasera, le tue compagne ti ringrazieranno, abbiamo tempo. Mezzanotte, l'una, le due, le tre. La giornata veramente fa sempre ridere. No, è meglio che sono riuscita a individuare. No, ripetiamo. Aspettavo la domanda di sera. Mi raccomando, voce alta e chiara. Come sei trattata dalle zie? Benissimo, sono delle ottime educatrici. Bene. Cosa ti aspetti dal futuro? Di fare tanti figli per lui. Torneresti alla tua vita di prima? Oh no, assolutamente. Una vita davvero inutile, sprecata. Come mai? Perché non c'era uno scopo. Come mai? Mi sento finita così la frase di è abbastanza esplicativa. No, siamo noi a dire quando la frase è esplicativa. E cosa ci vorrei aggiungere allora? Perché la tua vita precedente non aveva uno scopo? L'ho già detto, non aveva uno scopo, non so perché. Allora potresti dire perché mi sentivo confusa e senza un ideale. Aggiungere quest'ultimo pezzo. Su, forza. Allora, torneresti alla tua vita di prima? Assolutamente no. Per una vita infelice e senza uno scopo. Ti sentivi confusa e senza un ideale. Su, forza. Di nuovo con la voce più alta. Bel respiro. Torneresti alla tua vita di prima? No, affatto. Era una vita infelice e senza uno scopo perché ero confusa. Più di così. Lasciamola. Grazie per aver sentito il suo cuore. Lasciamola. Ho bisogno di pastiglie. Sì. Non è possibile di questo tipo. Adesso, cara, prenderai le tue pillole. Quella specie di sorrisino sorrione passerà la faccia del sorriso idiota ti passerà dalla faccia e ti farai un bel riposino. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? È un ruolo molto diverso da quello che avevo prima. Sono felice di poter sperimentare un ruolo molto diverso da quello che avevo prima.
diverso in positivo o in negativo? È molto diverso. Più importante? È un ruolo molto importante. Ripetiamo questa risposta. Sì. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sono felice di poter sperimentare un ruolo diverso nella società. Un ruolo importante. Bene. Come ti trovi nel centro Rachele in me? Cibo è in abbondanza e c'è calore dentro questo edificio. E le persone sono interessanti. Come sei trattata da Lucia? Io sono trattata molto bene, perché cerco di fare quello che mi intendo di fare. Cosa ti aspetti da futuro? Mi aspetto qualcosa di diverso. In che senso? Mi aspetto di fare quello... Non so cosa mi aspetto. Mi aspetto di fare cose diverse da quello che facevo prima. Tutto diverso. Migliori. Diverse. Che dite? Io non sono molto soddisfatta di questa risposta. Forse qualcuno vuole suggerire un'altra risposta? La sua aspettativa dirla lei. Forse è difficile farsi aspettative su qualcosa di molto diverso? Questa potrebbe essere una buona risposta quando non sai cosa dire. Di che non hai gli elementi per rispondere. Puoi dire positiva che ti aspetti di essere degno del ruolo che ti è stato assegnato. Che è molto diverso. È molto diverso. Ma è quello che ti aspetti, mi auguro, quello che ci aspettiamo tutti noi. Bene, facciamolo un po' più diverso, per favore. Cosa ti aspetti dal futuro? Mi aspetto di essere degna del mio nuovo ruolo molto diverso. Torneresti alla tua vita di prima? No. Perché ho imparato molte cose qui. E ci sono molte cose che avrei dovuto cambiare dalla mia vita di prima. Come ad esempio? Come ad esempio creare dei legami forti. Questo mi piace. Dei legami forti in che senso? Nel senso che è importante creare dei legami con le persone, perché altrimenti quello che fai non ha senso. Come quello che stai creando qui con le altre ancelle? O con le zie? Con le altre persone intorno a me. Allora, riproviamo. Bene, mettiamolo anche meglio da lì. Ben servito, mi raccomando. Torneresti alla tua vita di prima? No, non tornerei alla mia vita di prima, perché ho imparato molte cose in questo centro, tra cui che i legami sono importanti e che quindi legami con le mie altre ancelle e con le persone che mi circondano. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? È un ruolo molto importante e sorrido molto quando sono in questo ruolo. La voce dovrebbe essere un po' più alta. È un ruolo molto importante e sorrido molto quando sono in questo ruolo. E quando sono in questo posto? E quando sono in questo posto? Di nuovo, da capo. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? È un ruolo molto importante e sorrido molto quando sono in questo posto. Come ti trovi nel centro, Rachele e Lea? Ah, molto bene, il cibo è molto buono, anche se costa un occhio della testa. Scusate. Chloe. Non posso ridere, scusate. Fa ridere? Vediamo se fa ridere, se costa due occhi della testa. O magari l'occhio di Patricia, invece del tuo. Fa ridere? A me non sembra proprio. Ricominciamo, Maria.
Come ti trovi nel centro, Rachele e Lea? Molto bene, il cibo è molto buono. È riscaldamento acceso, a volte. Ci interessa sapere più il tuo rapporto con le compagne. Ah, le mie compagne sono simpaticissime. E ricominciamo. Come ti trovi nel centro, Rachele e Lea? Il cibo è molto buono e le mie compagne sono molto simpatiche. La voce deve essere più alta. Il cibo è molto buono. Come ti trovi? Come ti trovi nel centro, Rachele e Lea? Il cibo è molto buono e le mie compagne sono molto simpatiche. Silenzio. Come sei trattata dalle zie? Con i guanti. Di nuovo. E magari elabora un po' di più la risposta. Come sei trattata dalle zie? Con i guanti, sono molto ferme nella loro educazione. Ti soddisfa questa risposta, zia Mary Claire? No, la rifarei un'altra volta, perché il concetto di fermezza nell'educazione mi sembra non sufficientemente esaustivo. Spero che sia la risposta giusta. Come sei trattata dalle zie? I guanti sono molto ferme nell'educazione e pensano di essere le nostre madri. In che senso? Pensano di essere le nostre madri, ci trattano come trattenere i loro figli. Bene, ripetiamo. Come sei trattata dalle zie? Con i guanti, sono molto ferme nella loro educazione e ci trattano come se fossero le nostre madri. Possiamo andare avanti. Cosa ti aspetti dal futuro? Mi aspetto pace e serenità. Elaboriamo. Aspetto di trovare pace e serenità in questo luogo. Sarai in questo luogo per sempre, mio amore. Nella Repubblica di... Cosa ti aspetti dal futuro? Spero di trovare la pace e la serenità nella Repubblica di... La voce deve essere più alta. Di nuovo. Se ho più sbriga. Cosa ti aspetti dal futuro? Spero di trovare la pace e la serenità nella Repubblica di... Torneresti alla tua vita di prima? No, non tornerò alla vita di prima perché sono distrutta. E se esistesse, ci torneresti? Non ha senso interrogarsi su una cosa puramente ipotetica e non realizzabile. Ma sei molto felice della vita che hai adesso. Questo l'ho già risposto prima. Ma magari ripetiamo, rafforziamo questa felicità, questa gioia. Torneresti alla tua vita di prima? Assolutamente no, non ha senso cercare di tornare a qualcosa che non esiste più e che è stato sostituito da qualcosa di così migliore. C'è l'altro per rispondere? Sì. Andiamo, grazie. Sei felice del tuo nuovo ruolo che hai scritto? Sì, era meglio di come immaginassi addirittura, perché non sapevo cosa sarei a fare, però sì, adesso che lo so sono felice del mio nuovo ruolo di Gabriele, non vedo l'ora di adempiere al mio compito. E come ti sei trovata qui nel centro? Molto, molto bene, il centro è accogliente, le zie sono buone, giuste, il cibo è tanto, il tetto è caldo e le zie ci indirizzano molto bene, quindi sei trovata bene. E di cosa ti aspetti per il tuo futuro? Per il mio futuro mi aspetto di completare il mio addestramento nel centro e di dimenticare tutti gli ideali che mi tengono ancora dalla mia vita passata, in maniera da diventare una bambina nuova, libera dal peccato, come se fossi appena nata e potessi intraprendere una nuova vita. Quindi non torneresti mai alla tua vecchia vita? No, assolutamente. La mia vecchia vita seguiva ideali sbagliati nel principio, perché come avvocato difendevo una giustizia che in realtà era fallace alla base e quindi ero chiusa in un sistema di ideali e di difesa degli individui, dei più deboli, di quelli che cercavano una spalla su cui piangere, un sistema di solidarietà e fedeltà reciproca che è sbagliato, che non si è data. Non è più necessario una società dove tutti hanno il proprio ruolo. Grazie. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sono
estremamente onorata della nuova occasione che mi è stata data dal Signore, e avere un nuovo ruolo importante in questa società. Come ti trovi nel centro della tua idea? Nel centro io mi sento come se fossi all'interno di un utero. Sto crescendo come una nuova donna, e quando uscirò sarà come rinascere, appunto. Come sei stata trattata dalle zie in questo periodo? Le zie con me sono state molto dolci e sono state delle grandissime amiche, mi hanno insegnato molte cose che fino a ieri neanche conoscevo. Adesso cosa ti aspetti per il tuo futuro? Mi aspetto di essere nuovamente una madre. Che tu sia benedetta, speriamo tutti. Torneresti alla tua vita prima? Sì, solo per la parte buona del mio passato, di quando sono stata per la prima volta madre. Possa il Signore scrivere. Bambina, sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì, sì, sono finalmente felice. Prima, anche se non lo sapevo ancora, non lo ero. E sono davvero orgogliosa di poter adempiere ai miei doveri di ancella e di poter portare in grembo i nuovi figli di Lidia. E come ti trovi nel centro della Chiesa? Devo dire che mi trovo molto bene. La sorellanza che unisce me e le altre ancelle è davvero bella e lodevole. Io sono sempre stata, diciamo, sola, non ho mai legato molto con altre donne. Sono figlia unica, quindi sono felice di aver trovato delle sorelle qui. Come sei trattata dalle zie? Sono trattata bene, con rispetto, e è quello che reputo essenziale, insomma, in un rapporto umano. Cosa ti aspetti dal futuro? Mi aspetto di vivere in maniera degna e adeguata, e mi aspetto di poter adempiere ai miei doveri quando verrò assegnata alla mia famiglia, di poter portare in grembo i figli di Lidia e di poter servire tante altre famiglie dopo la prima che mi verrà assegnata. Torneresti alla tua vita di prima? No, no. Sono più felice adesso. Molto bene. Bene. Grazie, Ada. Grazie. Puoi andare per tornare? Sotto il suo occhio. Sotto il suo occhio. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Lo sono, credo sia avere un compito importante. E di più anche la mia famiglia era assolutamente d'accordo, io ho sempre rispettato la volontà di mio padre. E riproviamo con un sorriso. E anche con la mia E cerchiamo di parlare un po' più a voce alta. E lo sono, sì. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Lo sono, credo sia un ruolo molto importante. E procreare i nuovi figli del Signore sarà una gioia incredibile. Come ti trovi nel centro Rachele Lea? Molto bene, in realtà. Mi ricordo molto i ritiri spirituali che facevo da bambino, mi hanno sempre portato una grandissima gioia. E come sei trattata dalle zie? Bene, esattamente come mi sarei aspettata. Sono istruita, mi hanno insegnato cose che non sapevo, che era necessario che io conosca. Molto importante che io conosca, anzi. Cosa ti aspetti dal futuro? Spero di poter essere degna del ruolo che mi è stato assegnato e spero di poter fare il bene per quello che è la Repubblica di Gilead e di rendere orgoglioso mio padre, il mio fidanzato che è assolutamente d'accordo con il mio incarico. E io questo è il mio
Non nominiamo. Il signore è più che sufficiente, quindi riproviamo questo. Sì. Cosa ti aspetti dal futuro? Mi aspetto di riuscire ad essere all'altezza del mio compito e di riuscire a procreare i figli che la Repubblica di Viri avrà bisogno e che il Signore desidera da me. Sarei onorato, sarei felicissimo di poterlo fare. Di nuovo, ma con sorriso. Cosa ti aspetti dal futuro? Mi aspetto di riuscire ad essere degna del mio compito e di rendere orgoglioso, felice mio padre di ciò che riuscirò a raggiungere, di ciò che riuscirò a fare per il bene di tutti noi, che siamo tutti figli di Dio. Torneresti alla tua vita di prima? No, non ci tornerei. Credo che questa sarà migliore, sarà più felice, più sicura e che mi porterà maggior gioia. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì, dopo che ho perso tutto, Gilead mi ha ridato un ruolo e di questo sono grata. Come ti trovi nel centro della Chiereria? Bene. L'istruzione che ci viene impartita è molto valida, ci viene fornito un pasto caldo continuamente e anche tanto affetto per noi. Come sei trattata dalle zie? Dalle zie se vengo... Scusate, possiamo allontanare Ruth, quantomeno, perché io non posso vedere quel viso rigato dalle lacrime, affranta. Sì, se hai bisogno un attimo di riprendersi, puoi allontanarti. Certo. Vita Lussola, fammi per favore, grazie. Com'è così? Si vede bene? Meglio, bene. Un po' più giovane, anche tu, Pam. Guarda Marco, che tu possa anche aiutarti. Bene, riprendiamo dall'altra domanda. Come sei trattata dalle zie? Le zie trattano bene chi si comporta bene. Le zie trattano bene tutte, vogliono bene tutte allo stesso modo, siete tutte nostre figlie e vi vogliamo bene a tutte. Assolutamente. Quindi, come sei trattata dalle zie? In maniera giusta. Riproviamo con un sorriso questa volta. Sincero. In maniera giusta e amorevole. Meglio. Cosa ti aspetti dal futuro? Mi aspetto che il mio ruolo nella società di Gilead insomma abbia una certa importanza. Di essere degna del grande ruolo che ti è stato assegnato. Sì. Di poter dare frutto a un nuovo bambino alla Repubblica di Gilead, per il comandante, per amore, insomma. Esatto. Cosa ti aspetti dal futuro? Spero di poter essere degna del ruolo che la società di Gilead mi vuole assegnare e spero che il Signore lo voglia. Torneresti alla tua vita di prima? A volte ci torno. Questa non è la verità, perché non torneresti mai alla tua vita di prima, nello sbaglio, nella perdizione, nella società sbagliata, dove tutto era perduto. Non torneresti mai alla tua vita di prima, giusto? La società era sbagliata, magari io no. Ma nessuno sta dicendo che tu eri sbagliata, mia cara. Adesso però è un nuovo ruolo molto importante, è un onore. Hai l'onore di essere una delle elette. Questo devi trasmettere col tuo sorriso, che non torneresti mai a quando non eri nessuno.
Adesso sei eletta. Riproviamo. Torneresti alla tua vita di prima? No. Sono contenta della vita di ora. Sono posso dire? Sì, sì, certo. C'interessa l'ordine, no? Sì. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì. Sono molto soddisfatta. È un onore che non capita a tutti, purtroppo. Come ti trovi nel centro Raccheleria? Come a scuola. Il posto dove ero abituata a lavorare e adesso sono dall'altra parte, sto imparando e quindi è un percorso tutto nuovo ma allo stesso tempo familiare. Come sei trattata da Lizia? Sono trattata con l'impegno che un insegnante deve ai propri alunni. E questo capisco bene il lavoro che fanno perché è il lavoro che ho fatto nella mia vita precedente, quindi sono soddisfatta. Cosa ti aspetti dal futuro? Che qualcuno si prenda sempre cura di me. Torneresti alla tua vita di prima? Prima mi occupavo dei figli degli altri e ora andrò a occuparmi dei figli degli altri. Il mio scopo è pienamente soddisfatto. Perfetto. Grazie. Sì, allora. Chi vuole essere la prossima? Diana, allora iniziamo da te. Spero che tu ci darai la gioia di terminare in fretta. Non vedo l'ora di essere assieme domani. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Assolutamente sì, è un bellissimo work. Come ti trovi nel centro, Rachele Elia? Molto bene. Le zie sono attente ad ogni nostro bisogno, sia mentale, intellettuale che fisico. Cosa ti aspetti dal futuro? Un futuro migliore. Un futuro che possa finalmente essere più roseo e magari che anche il resto del mondo possa vedere quanto Gilead ha ragione. Torneresti alla tua vita di prima? No. Come mai non torneresti? Ho capito. Dove ho sbagliato? Ho capito. Ma perché era in cura? Perché era in cura. Sarà forza. Ho capito. Bene. Ripetiamolo con un sorriso guardando la telecamera. Ho capito dove il mondo di prima era sbagliato e ho capito perché Gilead adesso ha ragione. Grazie. Grazie, cara. Grazie, cara. Ci hai dato un sollievo. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sono molto felice del mio nuovo ruolo. Finalmente posso essere utile con la nuova Repubblica di Gilead. Bene. Come ti trovi nel centro, Rachele Elia? Molto bene. Le mie compagne sono tutte gentili e le zie mi trattano con gentilezza. Cosa ti aspetti dal futuro? Di essere degna e di ricevere il frutto di Dio per poter ripopolare la nostra bellissima Repubblica. Torneresti alla tua vita di prima? No, assolutamente no. Ho peccato tanto e finalmente ho l'occasione di diventare una persona migliore e di vivere secondo le leggi del Signore. Molto bene, ottimo. Bravo. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì. Scusa, mi sono confusa. Vorrei vedere le domande. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì, molto. Adesso ho trovato uno scopo ben preciso nella mia vita.
Ripetiamo con la voce più alta. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì, molto. Adesso trovo uno scopo per la mia vita. Come ti trovi nel centro, Rachele Lia? Molto bene. Ho qui molte ragazze che come te sono fertili e che come me stanno facendo lo stesso percorso, quindi mi sento come a casa. Come sei trattato dalle zie? Le zie con noi sono molto attente, severe, te la giuste e ci seguono per tutto quello che è il nostro percorso, sia dal punto di vista fisico che mentale. Cosa ti aspetti dal futuro? Dal futuro mi aspetto che tutto torni ad essere bello e pulito. Ma prima non era tutto bello e pulito, però... Ricordiamoci. Sì. Cosa ti aspetti dal futuro? Mi aspetto che tutto si aggiusti. In che senso si aggiusti? Si aggiusti per il poter vivere. Proviamo a espandere un po' questa risposta. Cosa ti aspetti dal futuro? Mi aspetto che tutto si risolva per il meglio, nel nome di Ghida. Meglio? Torneresti alla tua vita di prima? No, non c'è più quella vita. E ormai l'unica che conosco è questa. Ti senti felice? Ah, sì, no. Ritroviamo? Sì. Torneresti alla tua vita di prima? No, non c'è più la mia vita di prima e adesso ho questa e ne sono molto felice. Molto bene, grazie. Si è aperto di nuovo, zia. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Certo, zia. Zia Sincura. Di nuovo? Non è una risposta. Articola, spiega il perché. Hai ascoltato la tua compagna? E volevo dare una risposta diversa, se no pensavo tutto uguale. Sì, ma articolo. Articolando, sai ancora pensare? Dai. Ok. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì, sono molto felice del mio nuovo ruolo nella società. Come ti trovi nel centro, Rachele e Lia? Qui vorrei citare i sacri testi. Bene, ma non benissimo. Non stiamo scherzando. Mi sembra che stiamo scherzando. Sì, no. Andiamo di prima. Non vogliamo arrivarci ancora 10 minuti. Sì, una ragazza. No, certo. Va bene, una cosa un po' meglio. Non sto riso, non è la risata, è questo quello che chiediamo. Era la gioia, troppa gioia. Contenta, per favore. Come ti trovi nel centro, Rachele Lia? E mi trovo molto bene, è proprio da piccola volevo entrare in questo centro. Lo ripeterò di nuovo. Allora, cosa vogliamo fare? Rispondiamo alle domande. E la prossima volta non darò nessun avvertimento, è chiaro? Magari in isolamento riuscirei a riflettere meglio e poi ritorni su a rispondere. Ma vediamo se ci riusciamo stavolta, proviamo quest'altra lì. E che non è il trucco? Il trucco è solamente un peccato, una vanità. Non è per la luce, per sembrare non più. Non devi più sembrare niente. Per fortuna non siamo più schiave di tutte queste cose. Come ti trovi nel centro, Rachele Lia? Mi trovo molto bene. Perché? Perché mi trovo bene la mattina, mi sveglio con gioia. Non sono soddisfatta. No, neanche io. Anche la sera vado a dormire con gioia. Portatela in isolamento. Portatela in isolamento. Dai, forza, magari un po' di tempo là dentro ti scriverà le dentro. Non abbiamo tempo da perdere.
Bene, così semplice, io non capisco, no, perché non capite? Rocco, lo stai meglio? Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì, sono molto felice, perché quello che noi figli di Giacobbe abbiamo sempre desiderato e finalmente si è realizzato. Come ti trovi nel centro della chiereria? Mi trovo molto bene, perché le zie mi stanno insegnando il mio nuovo ruolo nella società. La società illuminata, che è quella di Hilliard. Come sei trattata dalle zie? Le zie trattano tutte con giustizia, perché loro ci vogliono insegnare la nostra giusta via e ci vogliono rendere brave ancelle. Cosa ti aspetti dal futuro? Mi aspetto che andrò presso un comandante dove svolgerò il mio ruolo di ripopolare questa terra che è stata sterminata dall'incuria di chi è venuto prima di noi. E ha reso tutto questo terribile. Ma adesso c'è nuova speranza. Sì, ora c'è nuova speranza, anche grazie a te. Che noi siamo tutti, saremo tutti comandanti di questo nostro ruolo. Torneresti alla tua vita di prima? No, perché quello che ho sempre voluto essere una brava figlia di Giacomo, una brava ancella, una brava donna mite. Che crede in Dio. Molto bene, grazie, credo. Se sentirò parlare ancora qualcuno là dietro, non sarà piacevole per voi. Chiaro? Chi è che parlava? Ho parlato io. Rachel, eri giusto la prossima, vieni cara. Se hai tanta voglia di parlare, non sono sicura di riuscire a essere molto brava per questa intervista. Ma siamo sicuri che puoi farcela, vieni. E come mai credi di non essere brava? Non sono molto brava a mentire. Non ti chiediamo di mentire un po' così. E io vorrei tanto tornare alla vita di prima. Non hai ancora colto tutto il bene che ho sentito. Questo non è un tempo, caro. Chiediamo solo di ripetere a questo punto quello che stai imparando, anche se non l'hai pienamente compreso. Come a scuola. Non ti è mai capitato di ripetere qualcosa che sapevi dovevi imparare, ma ancora facevi fatica ad afferrare? Sono stata sempre molto brava a scuola. Questa potrebbe essere forse la prima scuola in cui un po' più di fatica, capita tutto. Forza! Forza, forza! Non ce l'hai un bel sorriso? Molto bene. Vedi che apprendi velocemente? Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Non tantissimo, no. Mi piacerebbe, però. Tesoro, non abbiamo molto tempo per rifare tutti i video, no? Ok? Basta quello che ho detto. Proviamo un'altra volta. Riproviamo? Sei pronta? Non vorremmo impiegarci tutta la sera. Non vorrei costringere le tue compagne a restare qua tutta la sera. Soprattutto? Perché io ho tempo. Voi anche. Dipende da te. Ti ringrazieranno dopo. Dovrebbe esserci la cena fra un'ora, quindi insomma, vedi tu. Ricominciamo? Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì. Trovi nel centro della chiereria. Bene. Cerchiamo di articolare queste risposte. Molto bene. Ha detto articolare, non aggiungere adverbi, aggettivi alla frase. Mi trovo molto bene nel centro di Rachele e Elia.
Perché? Perché hai tante compagne. Ci sono, ho tante compagne, imparo cose nuove. Bene. Ho un pasto caldo tutti i giorni. E i letti sono molto comodi. Bene, adesso proviamo a ripetere, ma sorridendo. Ricominciamo da capo. Sei felice del tuo nuovo ruolo nella società? Sì, molto. Perché è tutto un nuovo mondo da scoprire e da capire e da esplorare. Come ti trovi nel centro Rachele Lia? Mi trovo molto bene perché imparo cose nuove, e ho tante compagne con cui posso parlare, confrontarmi e i letti sono molto comodi. Come sei trattata dalle zie? In modo attento, dedito i dettagli e particolari. Affettuoso? In modo affettuoso e sicuramente intenso. Bene. Ripetiamo quest'ultima domanda a voce più alta, per favore. Come sei trattata dalle zie? Le zie trattano tutte le ancelle con attenzione, cura per i dettagli, e amorevoli attenzioni e sicuramente sono una guida per tutte le ancelle. Cosa ti aspetti dal futuro? Di entrare nella casa di un comandante che ha avuto la sfortuna di avere una moglie sterile. Lo direi così. So che le parole migliori per esprimere cosa ti aspetti dal futuro. Cosa ti aspetti dal futuro? Una vita di schiavitù? Non è accettabile. Visto che la vostra compagna non ha idee, qualcuno vuole suggerire una risposta? Nina? Quale domanda era? Cosa ti aspetti dal futuro? Di entrare nella casa di un comandante e di renderlo degno di mio figlio. No, di essere degna tu, di dargli un figlio. Di essere degna di dare un figlio al comandante, a sua moglie. E alla Repubblica di Gilead. E alla Repubblica di Gilead. Vediamo. Cosa ti aspetti dal futuro? Di entrare nella casa di un comandante e mettere al mondo un figlio che verrà cresciuto con amore da comandante da sua moglie, figli di Gilead. Torneresti alla tua vita di prima? In questo nuovo mondo è difficile pensare a quello che era prima. Tutto è cambiato. Non è più tutto terribile come prima. Quindi? Forza, Rece! Quindi vedo il motivo di tornare alla vita di prima. Non sono molto persuasa da quest'ultima risposta. Dobbiamo un attimo lavorarci più. Ripetiamola.
Non dimentichiamoci di sorridere e di tenere la voce chiara e forte. E lo sguardo alto, l'unico momento in cui ti permetti. Bravo. Torneresti alla tua vita di prima? In questo nuovo mondo, che è sicuramente diverso da quello che c'era prima, tutto ciò che era prima non esiste più, dunque è futile pensare a ciò che era un tempo. Bisogna concentrarsi sul nuovo futuro del nuovo mondo. Bene. Sì, direi che va bene, almeno una risposta anche diversa dalle altre. Sì. Certo, abbiamo in piedi. Sei stata bravissima, Clara. Magari un po' più veloce la prossima volta.